Nella classifica generale della illegalità ambientale in Italia, la Puglia rimane stabile al quarto posto, ma registra un record di sequestri, ben 1.303. Resta sul podio per il ciclo illegale del cemento dei rifiuti e per il racket degli animali. È un'economia che non conosce la parola recessione, quella fotografata da Ecomafia 2013, il rapporto annuale di Legambiente sull'illegalità ambientale che quest'anno compie 20 anni. A Bari, nel corso di una conferenza stampa, sono stati illustrati i numeri della criminalità ambientale riferiti al 2012. Presenti il presidente della regione Puglia Nichi Vendola, il procuratore aggiunto presso il tribunale di Lecce Ennio Cillo e il presidente di Legambiente Puglia Francesco Tarantini. Sul fronte del ciclo illegale dei rifiuti, ciclo illegale del cemento e racket degli animali, la Puglia rimane sul podio. Sull'abusivismo edilizio sale addirittura al secondo posto con oltre 640 infrazioni accertate ed è la prima regione per persone denunciate, oltre 1.147. E la maggior parte degli abusi si è concentrata nel 2012 nella provincia di Foggia e soprattutto nel Gargano, all'interno del Parco Nazionale del Gargano. Sul fronte del ciclo illegale dei rifiuti rimane stabile al terzo posto, ma aumentano le illegalità del 24%. Ci sono 522 infrazioni accertate. Come ha sostenuto la Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo illegale dei rifiuti, la Puglia si conferma una regione particolarmente esposta sia al traffico dei rifiuti illeciti transregionale che transnazionale. Infatti rimane base logistica per i traffici internazionali dei rifiuti, con i fronti caldi che rimangono i porti di Bari e di Taranto. La visione dei dati del rapporto Ecomafie deve chiamare in causa il legislatore, ha detto Nichi Vendola, che ha l'obbligo di capire che i reati ambientali sono tra i reati più gravi che esistano. Oggi io penso che la visione comparata dei dati chiama in causa fortemente il legislatore. Sono diversi anni che lo diciamo, ma il punto è diventato di atroce urgenza, anche perché le attività di deterrenza messe e anche le attività normative specifiche compiute dalla Regione Puglia rischiano di diventare paradossalmente un danno. C'è bisogno che il legislatore si accorga che i reati ambientali sono tra i reati più gravi che esistano e che vanno repressi, conosciuti, indagati con una forza che lo Stato non ha, perché i reati ambientali sono tutto sommato ancora oggi nel codice penale sanzionati come reati minori. I numeri pugliesi di Ecomafia 2013 sono il frutto dell'impegno delle forze dell'ordine, della magistratura e delle istituzioni regionali.